Il Parco Nazionale dell'Appennino Toscano-Emiliano è nato ufficialmente 20 anni fa, pochi per un'istituzione pubblica, abbastanza per avere esperienze da voler condividere. La posizione tra Emilia e Toscana, il perimetro del parco così frastagliato sui crinali, ma anche la legge che lo ha generato, hanno creato una speciale attitudine a connettersi con comunità e territori, vicini e lontani, e a cercare relazioni con il tessuto economico, produttivo e umano sempre presente in Appennino. Questo spiega perché questo parco nazionale non è un qualcosa di altro, ma è un qualcosa di profondamente dentro il territorio. Ne è parte integrante, ha costruito una rete di relazioni dialettiche e collaborative sempre più estese, fino a disegnare una sorta di secondo perimetro, una seconda carta d'identità, non fisica, non geografica, ma umana e sociale. La creazione della riserva di biosfera dell'UNESCO attorno al parco è certamente frutto di questo modo di proporsi. Sono state attivate collaborazioni stabili e durature, altre temporanee e occasionali, diversissime ma comunque numerosissime, con comuni, istituzioni, associazioni, cooperative, imprese, professionisti, singole persone, centri del sapere, scuole, università, mondi della ricerca e dell'emigrazione. Ciò nel campo della tutela della natura, dell'agroalimentare e del turismo, per la storia, la spiritualità, per i valori di comunità, in una parola per tutto ciò che può fare più ricco il capitale umano dell'Appennino. E allora eccola questa straordinaria mappa delle collaborazioni, una vera e propria galassia nella quale il parco si riconosce e si realizza. La mappa fotografa 4.750 collaborazioni, di cui 1.628 permanenti e 3.040 occasionali. Dietro questi numeri, ogni unità di questa galassia, c'è un nome e un cognome, c'è almeno un uomo o una donna, un volto, un tempo, un impegno condiviso. Spesso ce n'è più di uno, a volte un gruppo, a volte intere comunità o importanti entità sociali. Possiamo interrogare la mappa in ogni sua componente e trovare, ad esempio, che le istituzioni che hanno lavorato con il parco sono ben 2.197 e ci sono diversi ministeri, ma anche le autonomie locali, dalle regioni ai piccoli comuni. Dai 13 comuni del parco si diramano connessioni con ben 198 altri comuni d'Italia. I gruppi di lavoro per la conservazione della natura realizzano sia progetti europei sia iniziative locali, coinvolgendo spesso dipartimenti universitari, centri del sapere, ricercatori e specialisti, ma anche altre aree nazionali protette e anche regionali. Le connessioni attivate sono qualcosa come 685. Ricchissimo e fecondo il campo dell'educazione e della formazione. Il numero totale delle collaborazioni è di 1.643. Si tratta di scuole di ogni ordine e grado, singoli docenti, altri collaboratori, non solo del territorio. Infine, ma non ultimo, fortemente generativo è l'apporto dei privati. Questo sicuramente rappresenta una specialità del Parco Appennino. Infatti sono ben 2.500 le imprese e gli imprenditori impegnati nelle molte azioni, a partire dai centri visita, ai punti di informazione all'interno delle strutture ricettive, ma anche i 267 operatori della gastronomia impegnati in iniziative, in eventi, produttori agricoli, le imprese forestali o di servizi, anche legati al turismo. Questa mappa fotografa la propensione e la capacità che il parco ha avuto nei suoi primi 20 anni di sviluppare una moltitudine di collaborazioni in ogni direzione, dall'Unione Europea alle singole pro loco e sicuramente oltre il normale dovere d'ufficio. Una piccola grande galassia sempre in movimento che grazie a questi legami sprigiona una straordinaria energia e certamente senza queste collaborazioni gli obiettivi del parco non sarebbero stati raggiunti. Oggi, dopo 20 anni di lavoro, vogliamo condividere con voi questa mappa delle collaborazioni e mettere in valore ognuna di esse. Vogliamo ringraziare i protagonisti che sono parte integrante dell'identità di questo parco nazionale. Vogliamo chiedervi di proseguire questo cammino intensificando la coesione per raggiungere le sfide che abbiamo davanti e per perseguire gli obiettivi di conservazione e sviluppo sostenibile a cui tutti siamo chiamati.